abbordò la via Maitani dal lato di San Francesco. Era l'ora migliore, in prossimità del tramonto, per arrivare al Duomo da quella parte, per osservare, mentre la luce del sole la rendeva ancora più candida e abbagliante, la mirabile facciata della cattedrale. La si scopriva quasi in progressione filmica, avanzando dalla via piuttosto ristretta, come un dorato fastoso premio del desiderio. L'armonia celestiale dei mosaici, il fitto palinsesto delle decorazioni del marmo, un'abbondanza luminosa e burnea, fatta di sublime, mai eccessivo nutrimento, delle narrazioni scabre, potenti della pietra. Dapprima la navata centrale, le due lucenti cuspidi della Madonna Assunta e dell'Incoronazione della Vergine, il lieve aereo rosone dell'Orcagna, incastonato tra lo stuolo marmoreo dei santi, dei profeti, degli apostoli, dei dottori della Chiesa. E sul moderno, essenziale portale bronzeo, il gruppo della Maestà, vegliato dal leone di San Marco e dall'aquila di San Giovanni. Poi l'aprirsi delle navate laterali, con il toro di San Luca e l'angelo di San Matteo quali solerti sentinelle, i mosaici luccicanti delle cuspidi minori e, nell'estendersi dello spazio della piazza sul cosmatesco sagrato, l'intero ergersi di quel perfetto, svettante miracolo.